Dopo Natale torna il Consiglio Comunale a Pescara, l'argomento è sempre lo stesso, l'approvazione del bilancio. Consigliere Alessandrini, ci sono i tempi per poter approvare questo bilancio prima della fine dell'anno? Secondo noi i tempi ci sono, siamo sempre stati presenti in aula, siamo pronti con il materiale da tempo, abbiamo anche assolto, come dire, al rito delle interlocuzioni in cerca di alcune approvazioni, diciamo, per le richieste che abbiamo fatto alla maggioranza e alla giunta, quindi noi siamo pronti e non sappiamo se possiamo dire altrettanto rispetto ai consiglieri di maggioranza che più volte sono mancati all'appello. Qualche giorno fa il sindaco aveva proprio bacchettato alla vigilia di Natale alcuni consiglieri che avevano fatto saltare la seduta del 23. Esattamente, proprio in questo caso sì, era tutto pronto per il 23, quindi per approvare le tariffe della Tari in tempo prima di Natale, e invece ci ritroviamo oggi allo stesso punto di una settimana fa. Che bilancio uscirà dal Consiglio Comunale? Allora, per quanto ci riguarda abbiamo fatto specifiche richieste che riguardano in particolare alcune mozioni, alcune delibere, alcuni impegni che abbiamo richiesto a questa giunta già da tempo, cioè atti che sono stati approvati in questo Consiglio Comunale e mai portati avanti, in particolare per quanto riguarda le ludopatie, per quanto riguarda la disabilità, atti poi che riguardano la trasparenza amministrativa, l'anticorruzione, quindi ci siamo mossi su più piani che hanno riguardato quindi atti già approvati dall'intero Consiglio Comunale e che vogliamo portare avanti attraverso soldi messi a bilancio per poter concretizzare le azioni richieste.